Cosa fare dopo il diploma è un dilemma che accomuna gran parte degli studenti, una scelta non facile nella giungla delle opportunità che si affacciano all'orizzonte. Per questo motivo, l'ISIS Maiorana Fascitelli di Isernia ha organizzato una giornata di orientamento dedicata soprattutto agli alunni delle quinte classi. Università, istituti di formazione, accademie e forze armate, numerosi gli info point nei quali gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con realtà diverse, capaci di offrire percorsi innovativi già proiettati verso nuove figure professionali. Puntiamo non solamente sull'ambito prettamente didattico, ma anche su quello educativo e di formazione. È importante, è fondamentale un percorso che possa garantire ai nostri ragazzi che hanno una vocazione naturale nel proseguimento degli studi, una fascia di formazione intermedia che possa dargli la possibilità di fare le proprie scelte nel mondo del lavoro. È la seconda edizione di questa iniziativa, la prima purtroppo prima della pandemia, e già all'epoca riscontrammo un discreto successo perché per la finalità dell'iniziativa stessa, cioè quella di fornire ai nostri studenti, in particolare delle classi quinte, gli strumenti per poter scegliere consapevolmente il percorso post-secondario, che non è necessariamente universitario. Sono infatti presenti oggi anche ITS, Forze Armate, Accademie e particolare spazio proprio nell'ottica della valorizzazione del territorio è riservata all'Ateneo Molisano. E a proposito di Unimol, l'Ateneo Molisano può contare su un'offerta formativa molto ampia e variegata. L'obiettivo, anche come forma di contrasto allo spopolamento, è quello di attrarre più studenti molisani possibile. Beh, un'offerta formativa direi completa, perché in realtà ci sono sei dipartimenti che contengono al proprio interno numerosi corsi di studi. Abbiamo proprio qui dietro alle mie spalle l'offerta dei sei dipartimenti presenti, che sono agraria, scienze umanistiche, sociali e della formazione, giurisprudenza, economia, medicina ovviamente e bioscienze e territorio, su più sedi. La vocazione di Unimol è fortemente legata a questo, no? E a questa capacità di essere un'università nel territorio e per il territorio. Gli studenti dell'Istituto Isernino hanno apprezzato l'iniziativa. Anche se manca qualche mese alla fine dell'anno scolastico, molti di loro già hanno le idee chiare sul loro futuro. Per noi giovani è una bella iniziativa, come hai detto anche tu, questa, per cui, cioè, i giovani possono venire a scuola nostra, si orientano per il futuro e possono scegliere università anche qui con dei laboratori appunto specifici. C'è un professore proprio, che anche con le LIM, la presentazione, eccetera, riesce a spiegare i programmi universitari, eccetera. È un'iniziativa molto importante. Ma ad esempio c'è già stato il Salone dello Studente, però quello ovviamente era a Roma. Qui invece possono venire studenti da Isernia per visitare le diverse università. Io avevo pensato più che altro all'università di ingegneria, penso. Ho già seguito il corso e sì, mi ha incuriosito molto. Sono parecchi laboratori interessanti. C'è l'Università del Molise che conosciamo bene perché abbiamo già fatto altre iniziative di questo tipo. È bello anche avere università distanti, c'è l'Accademia delle Belle Arti di Milano, avere anche sedi che sono distanti da qui, quindi magari non abbiamo l'occasione di visitare personalmente, che sono venuti a trovarci appunto per darci questa possibilità.